Siamo nel cuore di Napoli, si parla di artigianato, dell'eccellenza, quindi siamo in un negozio, diciamo, la storia della ceramica di Capodimonte. Accanto a me Carmine Tomeo. Ci racconta un po' la storia della sua famiglia, della sua passione e del suo lavoro. Ma diciamo che questa azienda è nata nel lontano 69-70, opera di mio padre. E facevamo principalmente bomboniere, diciamo anche di varia natura. Poi col tempo abbiamo focalizzato il nostro impegno sulle porcellane di Capodimonte, che sono delle porcellane famose nel mondo da oltre 350 anni e rappresentano Napoli in tutto il mondo. Questo prodotto ci dà delle buone soddisfazioni sia a livello di articoli da regalo, articoli per la casa e anche di bomboniere. Qual è la storia della ceramica di Capodimonte? Quando è nata? La ceramica di Capodimonte nasce nel regno dei Borboni, come infatti il simbolo è proprio la N dei Borboni. È tutta fatta a mano, molto artigianale, dove veramente ci vuole anche tanta passione, come infatti abbiamo difficoltà noi in genere del settore a trovare manodopera, perché i giovani sono poco portati a questo tipo di lavoro. Oggi il giovane preferisce stare seduto davanti al computer e lavorare in quel modo lì. Questo comunque è un lavoro, diciamo, tra virgolette sporco, nel senso che deve avere a che fare con le vernici, con le polveri, e chiaramente un giovane non è sempre d'accordo a fare questo qua. Stiamo parlando di arte vera e propria. Quindi quali sono i soggetti più richiesti poi dal turista oppure dai singoli acquirenti? Ma diciamo che il Capodimonte a Napoli significa principalmente fiore, frutta, questo diciamo che il fiore è il numero uno, noi facciamo vari articoli, diciamo così, oggi si vendono bene i diffusori per ambiente, portacandela, il natalizio, facciamo delle belle cose di Natale, le natività, gli alberi, palline, stelle di Natale, che maggiormente in questo periodo, ovviamente fino ad arrivare a Natale, sono molto molto richieste dai turisti, che ne apprezzano molto questo tipo di lavorazione, questo tipo di porcellana. Parliamo adesso della lavorazione vera e propria. Quanto tempo ci vuole dentro un oggetto così, così bello? Ma dipende dall'oggetto, dipende dalla grandezza, dipende da quante volte mai il forno, perché può andarci anche tre volte in un forno se è a terzo fuoco. Non si può dire quanto tempo, sicuramente una lavorazione lunga, poi può essere ancora più lunga, lunghissima, dipende un po' dalla difficoltà e dal tipo di lavorazione. Immagino che vendete in tutto il mondo, quali sono i paesi che le fanno più richieste?
Ma diciamo che si vende bene un po' dappertutto, adesso sono i paesi emergenti, diciamo tipo la Russia, i paesi ex Unione Sovietica che si affacciano come turisti. Noi abbiamo fatto fiere per dire a Francoforte, a Mosca, a Parigi, e c'è un mercato un po' in Europa, in America, in America tantissimo, per il passato anche in Giappone. E adesso è chiaro che adesso negli ultimi anni, causa pandemia, un po' i giochi sono stati, diciamo, come dire, sono saltati. Però un po' alla volta, grazie a Dio, ci stiamo riprendendo il nostro mercato. Allora, a chi volesse acquistare i suoi prodotti, ricordiamo dove siamo. Siamo a Napoli, nella zona del centro storico, dove siamo a pochi passi da San Gregorio Armeno, la strada dei pastori, famosa nel mondo, e chi ha piacere ci trova qua, via San Biagio dei Librai. Sono con Daniela Gambardella. Parliamo della storia dell'arte presepiale di Napoli. Ci racconta un po' qualche cenno storico? La storia del presepe è lunghissima. Partiamo dal primo presepe, chiamiamolo presepe, ma è una natività sviluppata da San Francesco, trasformata poi in presepe da San Gaetano. E poi dai Borboni ha avuto il suo boom, perché l'alta borghesia ha voluto iniziare a divertirsi come hobby, a vestire queste statue con sete pregiate, stoffe pregiate, per poi arrivare al popolo che ha voluto emulare i ricchi facendo i pastori più poveri quelli in terracotta dipinti a mano. Ora andiamo nel tecnico. Come è fatto un pastore? Pastore è fatto in genere in terracotta, testa, mani e piedi sono di terracotta, si mettono gli occhi di vetro, in policroma, quindi dipinto. Il corpo viene fatto in canapa con l'anima di metallo e vestiti sono poi a seconda del soggetto, se è un rustico oppure un nobile, quindi con stoffe povere o con stoffe pregiate. Parliamo della natività. Qual è il pezzo più richiesto in assoluto, visto che San Gregorio Armeno è conosciuto in tutto il mondo? Quindi qual è proprio il simbolo proprio del presepe napoletano? Ma simbolo come personaggio che viene posto sul presepe, parliamo del più rappresentativo e di quello più utilizzato da tutti, oltre alla natività logicamente, è il Benino, ovvero il pastore dormiente, colui il quale dorme nel suo villaggio, sogna questo suo paese, che va all'avvento verso la grotta che si trova al suo paese stesso. Quindi praticamente lui sogna realmente quello che è oggi il presepe. Lo sta sognando Benino e viaggia con la mente facendo sì che tutti i suoi compaesani, i suoi concittadini, ecco perché spesso il presepe viene rappresentato come uno scorcio di montagna, uno scorcio di paese, non è nient'altro che il paese dove Benino viveva, e nel suo sogno lo immagina andare tutti verso una grotta che c'è stesso nel suo paese. Bellissima, molto, molto rappresentativa, stupenda come descrizione. Senta, invece i pezzi, prima stavamo parlando delle novità di quest'anno, quali sono le novità nel presepe di quest'anno? Allora, diciamo le novità del presepe, io preferisco non metterle nel presepe, sono statuine folcloristiche di personaggi più o meno famosi, trash e meno trash, che le persone amano avere in casa, che so, può essere il De Luca con lanciafiamme, la regina Elisabetta, la Raffaella Carrà che ci ha lasciato quest'anno, oppure qualche altro personaggio che può essere più alla moda o più in grido, come può essere Fedez e la Ferragni o altri del genere. Questa moda dei personaggi reali inseriti nel presepe, da quanto tempo c'è? Questa cosa qui che c'è sempre stata. Che un mio collega famoso, che oggi non c'è più, ha dato il là a questa cosa ed è proseguita poi anche per gli altri artigiani.
Dico che è una cosa che già si faceva già nel Settecento, è perché all'epoca nel Settecento le persone amavano riprodursi, riprodurre se stessi e mettersi sul presepe, quindi il ciabattino riproduceva la sua bottega di ciabattino con la sua fisionomia e si metteva all'interno del presepe. Stessa cosa per il macellaio, per il salumiere, quelli non sono nient'altro che volti riportati ad oggi. Questo è quello che vuol dire mettere oggi all'interno di una, di un presepe un personaggio tipo, che ne so, può essere un'agenzia viaggi. Io sto rappresentando la mia agenzia viaggi all'interno del presepe perché voglio stare nel contesto del presepe vicino alla nascita di Cristo. In compagnia del maestro Aldo Vucai. Maestro, alla terza generazione, quindi ci dà qualche ci svela qualche segreto. Come si fa un presepe perfetto? Il presepe perfetto deve partire dall'anima. Innanzitutto non devi pensare, ecco, io ragiono in questo modo, ogni presepe che faccio è mio, lo faccio per me, lo sto facendo per me, per casa mia. Che poi piace agli altri è una soddisfazione. Però quando fai un presepe ci devi mettere l'anima, ci devi mettere l'anima e conoscere la storia del presepe, conoscere, averlo dentro, perché il presepe napoletano è una filosofia. Tu, conoscendo la filosofia del presepe napoletano, quindi ti può uscire soltanto un buon risultato. Qual è la storia del presepe? Ma è che il presepe che nasce nel 600 da un sogno di San Gaetano Tien, che è ben sogno il bambino, che la Madonna che gli porgeva il bambino. E lui interpretò questa cosa come ognuno di noi dovessimo avere in casa, accogliere il bambino. E quindi rivolgendosi ai suoi confratelli francescani, pensarono di realizzare una struttura alla quale il popolo potesse accogliere il bambino. C'è un particolare, un dettaglio che mi affascina, però non so il motivo. Spesso nei presepi si vede una colonna spezzata, che cosa rappresenta? Quella nasce nel Settecento. La colonna spezzata è la caduta del paganesimo e sotto si mette la natività, quindi la nascita del cristianesimo. Quindi è un simbolo? È un simbolo, sì, è un simbolo. Ma su tutti i presepi napoletani ci sono i simboli. Se vediamo l'acqua che scorre perché sale dagli inferi per purificarsi al cospetto di Gesù, il fuoco è il profano. Molti dicono il mulino a vento che c'entra, eppure il mulino a vento è lo scorrimento del tempo. Le scale, la vita tortuosa dell'essere umano, è tutta una filosofia. Che conoscendo quella filosofia che ti parte dall'animo, riesci a realizzare dei lavori come se fossero tuoi. Bellissimo. Adesso quindi dicevamo che siamo la terza generazione, quindi siamo anche con sua figlia, mi diceva che sta sì. Imparando oppure già. No, molte volte ci mettiamo in competizione con mia figlia. Io le faccio credere che è più brava di me, ma non lo è più brava di me. Ci mettiamo in competizione comunque. Bellissimo.
invece quali sono i materiali utilizzati? Il sughero, il legno, non so, sì, tutti i materiali naturali, per quanto riguarda il presepe, sughero e legno, colori e... Per i personaggi terracotta e basta. Terracotta, vedi, in questo caso noi realizziamo queste statuine come ci hanno insegnato poi del resto. Oltre a essere in terracotta viene modellato, e questo li fa anche mia figlia, viene modellato, no, è tutto in terracotta, però viene, il tessuto viene modellato addosso al personaggio, quindi guarda il drappeggio come si mantiene, ecco, infatti è proprio realistico. La nostra particolarità è proprio questo tipo di statuine che realizziamo in questo modo. Ci vuole del tempo, però riusciamo ad avere dei riscontri, sì. Invece i mercati di riferimento, cioè la chiamano anche da fuori, fanno ordini anche da paesi stranieri, oppure cioè, il turista quando viene qui? Ma oltre al turista quando viene qua rimane affascinato, adesso è partito un presepe per Malta, essendo un passaparola, molte volte, come è successo proprio 5 minuti fa, che hanno sentito parlare di me o hanno avuto da un amico il mio nome, mi contattano, io devo fare delle foto, dei presepi, delle statuine e quindi mandarle a casa. Quindi una vendita a distanza in questo modo, perché io non ho un sito online, non ho un catalogo, perché i miei lavori sono tutti pezzi unici, nascono così al momento. Benissimo, proprio l'artigianalità, si è perso un po' nel tempo questo mestiere, l'artigiano. L'artigiano purtroppo sì, sta andando veramente in crisi, anche perché non viene neanche aiutato dalle autorità e incoraggiati. Noi riusciamo a tenerci proprio per spirito di volontà, è perché questo sappiamo fare, questo cerchiamo di fare. Io amo lavorare in bottega proprio per dimostrare che a San Gregorio almeno siamo artigiani. La gente deve vedere la lavorazione, perché possono immaginare chissà da dove vengono. E invece lavorando in bottega si rendono conto che effettivamente è un lavoro fatto da noi. Aldo, grazie per l'intervista. Quindi chi volesse i suoi pezzi unici, dove possono acquistarli? Quindi qui dove siamo? Siamo a via San Gregorio Armenio, numero 14, Alpa Presepi. Basta, come punto di riferimento, basta alzare gli occhi. Dove c'è il campanile di San Gregorio ci sono io.